Occhio al personaggio. Basta, ci racconti Sì, qualcosa? allora, quell'archivio siamo fortunati che sono 5 anni da quando è aperto, che l'archivio è un bar dove miscelare significa tanto, miscelare per bene significa tanto e soprattutto rispolveriamo sempre cocktail e ricette antiche, talvolta riproponendole nella maniera più classica possibile, altre volte proponendo twist e variazioni sul tema che possono ben sposare con quello che è il tema dell'archivio e il concept dell'archivio. Fondamentalmente quindi l'idea principale è quella di rimanere quanto più possibile fedeli alle ricette originali di 200 anni fa e soprattutto non stravolgere l'idea del cocktail così come nasce. Purtroppo a volte spesso succede questo quando si vuole male abbinare la cultura napoletana con quello che il mondo del bere si chiama American Bartending, quindi è molto difficile fare questo matrimonio. Fortunatamente già all'archivio lavoriamo sempre a quattro mani, voi con la cucina, voi con lo stesso Luca che da sempre ci porta notizie da libri storici di Monsù e soprattutto fonti da dove andare a attingere idee e ispirazioni e anche l'ultima volta così è nato, ma tutto il nostro menù, anche quello di quest'anno come quello dell'anno scorso, si basa su uno studio attento di quelle che erano le cucine di Monsù, in particolar modo la pasticceria e io non mi stanco mai di raccontare l'evento della Julebe, che in pratica Julebe non è altro che uno sciroppo di zucchero, niente più, così come si trova nei libri. E l'origine della parola è araba, si Si riferisce sente. del gulab, si riferisce a un'acqua di rose, un'acqua profumata alle Molto rose, molto aromatica. aromatica, e da lì poi sono nate tante cose. La Julebe in Italia, soprattutto nelle cucine di Monsù, come uno sciroppo di zucchero, ma ugualmente più o meno negli stessi anni in America hanno sviluppato il Julep, che è un cocktail a base di whisky e zucchero, che si rifà alla stessa parola del gulab. Bene, da questo. Semplice ma anche molto invitante. Ma diciamo che le ricette le più classiche, ok, quelle di metà 800 giù di lì, sono semplicissime, veramente sono pochi ingredienti. Su cui girano varie ricette e in base a come si miscelano, poi è chiaro che hanno origine i grandi classici della miscelazione, l'Old Fashion, il Julep, il Whisky Cocktail e via dicendo tutti quanti altri. Ma la gente come ha recepito, come ha reagito a questa riscoperta di antichi sapori riproposti nel mondo moderno, nel bere e poi anche nel mangiare? Noi siamo fortunati. Fortunati perché gli ultimi più o meno 5 anni la cultura hipster ci ha aiutato tanto. La riscoperta di sapori antichi, il fatto di voler andare alle origini della cultura e soprattutto del modo di bere, no? E perché no, anche la riscoperta di quella che erano i sapori dei nonni ci ha aiutato tanto. Quindi chi viene qua già viene accolto da un locale che ti apre le porte, ti fa capire che stai entrando in un luogo dove il concept è importante e quindi vieni già accolto da mura di tufo, quadri, i vari cinquelli che ti guardano dall'alto dei muri e già sai quindi di entrare in un luogo dove vieni preparato dall'ambiente stesso ad arrivare a dire ok, vediamo cosa fate. È rarissimo che qualcuno viene qua e ci chiede qualcosa di diverso, sai? Quindi, Sì. anzi, la cosa bella è questa: vengono e dicono, ok, fateci vedere cosa fate, dacci un menu, facci leggere, interagiamo. E su questo noi siamo molto aiutati dal posto e dall'ambiente. La gente è recettiva, ma Sì, c'è un molto. cocktail che ti richiedono in particolare? Che ha riscosso particolare successo, che piace? Sì, adesso al mio terzo anno di attività qui. Siamo pronti a preparare la pagina del menu che racchiuderà i best seller dell'archivio, no? I cocktail più venduti. Noi all'archivio siamo molto forti, possiamo dirlo con i sour, con gli old fashion,
gente viene qua perché proponiamo il fashion, seguiti bene, seguiamo tutti, bene un fashion è facile, preparare un fashion è facilissimo, però è un rito, ok? Quindi come approcci il rito del fashion? E il cliente viene, vuole vederti prendere la zoletta, ti dice quanto della zoletta lui preferisce che tu sciolga nell'acqua, scegli insieme a noi il whisky. La clientela preparatissima. Ma sì, ovviamente sì, oramai i clienti sanno molto bene cosa vogliono e come vogliono bere, quindi sì, il nostro gioco è proprio quello, farci trovare sempre pronti e far trovare sempre etichette nuove sulle mensole per mantenere, ecco, il gioco sempre molto attivo. C'è una domanda che parte da una mia personale curiosità. Uh-huh. Siccome io sono tendenzialmente astemia e il mondo dell'alcol mi è un po' estraneo, a una cliente come me che non è tanto incline al bere, cosa consiglieresti per poter bilanciare l'approccio al bere sano, però senza stravolgere troppo l'essere astemia? Allora, la verità è questa, è che a fare buoni cocktail alcolici sono bravi tutti. Ricordo ancora un mio maestro anni fa disse: guarda, tu non sei bravo quando fai bene un cocktail alcolico. Puoi immaginare di iniziare a diventare bravo quando capisci le basi per miscelare qualcosa che non abbia alcol, quindi estrarre fuori il sapore. Poi iniziamo a dire che tu hai detto in un certo modo, facendo front office, facendo proprio front bar, veramente abbiamo un contatto col pubblico che è al 110%, facciamo hospitality, quindi prima di tutto chiunque viene deve essere accolto per bene, deve essere servito come vuole, e forse l'ultima cosa in tutto questo, in tutta questa cerimonia è il servizio del cocktail, ok? Quindi devi stare bene, devi sentirsi bene, devi essere accolto nel migliore dei modi, qualsiasi cosa voglia avere, noi siamo più per questo. E anche un cocktail analcolico va studiato, va richiesto. Noi, ecco, cerchiamo sempre di fare un lavoro tailor made, quindi quando viene il cliente e dice: no, guarda, come un sacco. Esatto, con un salto che ti cuce addosso una veste, esatto, invece che una veste di tessuto, una veste da bere. Sarebbe da dire alcolico, ma non è neanche esatto dire questo. Esatto, sì. Ti è capitato, penso a quei film, no? In cui il barman guarda il cliente e a seconda del suo umore lo consiglia, si confida. Wow. Ti è capitata una cosa del genere? Allora, tipo Humphrey Bogart. Sono ancora sempre. Sì, spesso e volentieri capita, è una questione di empatia. Stare molto a contatto con le persone succede questo. Già da come si avvicinano al bancone, sai se voglio chiederti solo un cocktail, un'indicazione da bere, da mangiare, dove si possono sedere. Quindi diciamo che entri molto in sintonia con quelle che sono le necessità delle persone e cerchi di aiutarle in qualsiasi modo possibile, no? E a volte si fa la chiacchierata con chi viene qui per motivi di lavoro, è da solo di passaggio, passa la serata con noi. Altre volte vengono a trovarti amici, quindi si fa a baldore al bancone. Altre volte devi essere categorico e impeccabile. Noi abbiamo avuto i reali della famiglia Borbone, quindi lì doveva essere veramente impeccabile in quel momento. Raccontacelo un po' questo incontro con i reali di Borbone. Allora, dire il vero, vale la pena spendere qualche minuto. È stata una grande sorpresa, perché noi eravamo pronti a tutto tranne che loro volessero fare aperitivo al bancone. Quindi è stato, sai, improvvisato tutto così, su due piedi. Avevamo tutte le sale pronte, tutto pronto. Quando fanno il giro a posto, che per quest'arco e per l'altro arco, fanno: ah, posso avere uno spritz e un Kir Royal. Velocemente abbiamo preso tutto quello che serviva in un attimo, e fortunatamente anche grazie all'aiuto dei ragazzi che lavoravano con me al bar, siamo stati anche in quel caso loro soprattutto impeccabili, per fortuna. Una gran bella cosa, una pagina molto sì, bella da raccontare veramente, degna della location. Pensavo anche un'altra cosa: le giovani generazioni, i ragazzi, come si approcciano a questo mondo dell'imparare a servire bene al bar? Cioè, c'è un'attrattiva, questo mondo, questo lavoro crea attrattiva nei riguardi
delle giovani generazioni. Intendi come operatori? Sì. Sì, io la leggo sempre molto in chiave archivio storico, locale, di tendenza, e ti dico che per fortuna nostra noi abbiamo una fila di ragazzi che escono dalle scuole e vengono qui, perché sanno che l'archivio è un posto dove si lavora bene, un posto dove c'è sempre tanto movimento e c'è sempre tanta attenzione su quello che si fa. Quindi sì, io direi decisamente sì, e per fortuna di anno in anno riusciamo a fare sempre, sai, far fare scatti di carriera ai ragazzi, c'è sempre qualcuno nuovo che arriva, e quindi c'è un ottimo riciclo di nuove leve che arrivano sempre più preparate. Cioè, parliamo forse 5 anni fa, chi entrava per la prima volta dal bancone diceva: ok, questo è il mio bicchiere, io adesso non so niente, spiegatelo. Oggi i ragazzi che arrivano dal bancone già sanno cosa devono imparare, come muoversi, cosa chiedere, sono molto più svegli. Che bella cosa! E le donne, perché si parla di bar man, ma oggi si può anche parlare di bar woman. Allora, io sono contento della domanda, perché nonostante da come io sia severo con le persone che lavorano con me, questo non si possa dire molto facilmente. Io sono 2 anni che lavoro insieme, braccio a braccio, con una ragazza che sta crescendo tanto, e è l'orgoglio dell'archivio, e ti dico che ogni volta che c'è da fare qualche gara forte va sempre a lei, non vado manco più io. Gara? Sì. Si fanno addirittura le gare? Hai voglia. E un'altra cosa che mi viene in mente, una curiosità, ci sono anche i cosiddetti barman acrobatici, tu che cosa ne pensi? Allora, è un filone trasversale che qualcuno pensa sia morto, diciamo che relegare il mestiere solo a gesti, come dire, un po' da acrobata, un po' da giocoliere, è un po' riduttivo, nel senso che questo metodologia di lavoro ha avuto un grande boom, una grande esplosione a cavallo tra gli anni 90 e gli anni 2000. Non è vero che si è persa, è ancora molto attiva in taluni bar, ok, che forse hanno un concept diverso, più moderno rispetto a questo, ma è anche vero che il modo di lavorare artigianale non vuole escludere anche il fatto che si possa avere un'ottima manualità e intrattenere il cliente con influenze che siano scenghe, che siano non forse così eclatanti come i movimenti che si facevano 10 anni fa, ma gesti simpatici, un po' di pepe ce lo mettiamo sempre quando ci si muove, anche se no si rischierebbe di essere dei bacchettoni impettiti al bancone e niente più. Quindi per accompagnare, per regalare un sorriso, senz'altro, oltre sì, senz'altro. La gioia della bevanda. Senz'altro. E vi svelo un segreto. Jerry Thomas, il papà di tutti i barman, che a 200 anni se ne parla ancora di lui, era il primo ad intrattenere i clienti così, faceva movenze spettacolari, incendiava il whisky e lo passava da un boccale all'altro, quindi beh, non stiamo dicendo nulla di nuovo, sono cose che il bar è sempre stato questo e è questa linea giusta da seguire. Allora, per concludere, visto che sono soltanto una settimana, poco più, dell'inizio dell'anno, un consiglio, un bel cocktail per brindare all'anno nuovo, cosa consiglieresti? Noi stiamo proponendo la buona creanza del ce ne vuole tanta, che anche un augurio. Appunto. E un cocktail che è a base di rosolio, un americano e un bitter. Un cocktail d'aperitivo non così pesante e per iniziare bene la serata, la cena e la mattina. Perfetto, quindi grazie Salvatore, alla salute di tutti voi e continuate a seguirci su Radio Frontiere. Grazie.